dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Egli non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando. Questa domenica la parola del Signore ci fa entrare in un evento drammatico che costituisce una nuova stretta di non accoglienza nei confronti di Gesù, di colui che l'Evangelista Marco all'inizio del suo Vangelo annuncia figlio di Dio. E narrando subito dopo i fatti del battesimo nel fiume Giordano, ne definisce la sua provenienza umana. Venne da Nazareth di Galilea. Dopo i giorni del deserto, ecco Gesù nuovamente in Galilea. Seguiamo un po' questo suo percorso di ritorno a Nazareth, intessuto di tanti incontri e novità che lo renderanno estraneo alla sua patria, ai suoi concittadini. Innanzitutto incontra i suoi primi discepoli, desiderando stabilire con loro, così come con le foglie che lo seguono, una relazione di fratello, sorella e madre, sigillata dal comune ascolto della volontà del Padre. La presenza poi dei suoi parenti che lo cercano per distoglierlo proprio da questo percorso di obbedienza al Padre fa venire alla luce la peculiarità di questo nuovo legame che provoca i suoi stessi parenti o a rimanere al di fuori o a sperimentare una prossimità totalmente altra con il loro Gesù. Un'altra tappa significativa di questo cammino verso la sua patria avviene nella sinagoga di Cafarnaum, dove incontra un uomo posseduto da uno spirito impuro che lo chiama Nazareno. Senza avvertire poi nessuna contraddizione,
nel riconoscerlo nella sua piena identità. Con l'autorevolezza della sua parola Gesù lo libera, così come guarirà e insegnerà in ogni altra città e sinagoga. L'impatto di stupore, di meraviglia di molti, si affina esprimendosi nella notte di Dio. Gesù incontra anche la reazione negativa dei farisei e degli erudiani, che ne prendono le distanze a tal punto da iniziare a confrontare la sua condanna a morte, mentre i gerasseni non ne sostengono la presenza e lo pregano di lasciare il loro territorio. Con questo bagaglio ricco di tutte le sfaccettature della nostra umanità, Gesù torna nella sua casa. Abbiamo visto che non è più solo, è con i suoi discepoli, non si identifica più con il suo nucleo familiare, non è più semplicemente un falegname, ma un maestro. I suoi confini sono ben oltre Nazaret, così come la sua fama. Eppure, a quanto scarto assistiamo nella sinagoga di Nazaret, davanti allo sguardo dei suoi concittadini, che invece si è fermato, si è fissato sull'esperienza già fatta, sull'identità già conosciuta. Che tristezza, più lo guardano, più lo ascoltano e più si irrigidiscono dentro i loro schemi ormai acquisiti. Un intenso vortice emotivo travolge gradualmente la Nazaretana, che a partire da uno stupore apparentemente neutro, che in altri casi si è trasformato in lode di Dio, qui li getta poco a poco nella rigida ed aggressiva posizione dello scandalo. Un incalzare di domande da bocca a bocca rende bene questo clima relazionale in atto, un caotico susseguirsi di sentimenti e pensieri, chiuso all'ascolto, intollerante ai cambiamenti, alle novità e a tutto ciò che sorge dal dominio